Prima Fila Magazine. Oggi siamo al Teatro Comunale per la nuova stagione che viene presentata, una stagione che vedrà tutti gli spettacoli praticamente non al Teatro Comunale. Allora, sovrintendente Bacciardi, che raccontiamo, spieghiamo esattamente che cosa succede? Ci sono dei lavori? Ci sono dei lavori molto importanti che incominciano tra poche settimane. Noi riusciamo giusto a finire con la produzione di novembre, attività in teatro, poi già da dicembre dovremo spostarci sempre provvisoriamente all'Europa Auditorium, dove inaugureremo anche la prossima stagione a gennaio, e poi da febbraio saremo in questo nuovo luogo proprio attiguo, a poche decine di metri dall'Europa Auditorium, e questo luogo diventerà un polo di sviluppo e di attrazione per le attività culturali e musicali della nostra città, perché i lavori che riguardano tutta la parte del teatro che affaccia su Via del Guasto dureranno circa 3 anni, per cui prima dell'inizio del 26 non ritorneremo qui, però possiamo garantire e presentare la nuova stagione quest'anno, è una testimonianza pragmatica che manteniamo le nostre attività, non rinunciamo a niente, e anche la qualità sarà dello stesso livello di sempre. E nel frattempo miglioreremo questi spazi e questi luoghi per offrire poi, quando torneremo qui, un teatro rinnovato, migliorato, reso più efficiente, anche in linea con le politiche green che in questo momento ci sono imposte anche dalle situazioni contingenti. Una miglioria dunque che il Teatro Comunale vedrà, come diceva lei, tra 3 anni. Nel frattempo questo spazio diventerà la casa, diciamo così, del Comunale, quindi casa temporanea dove vedremo le opere, i concerti, sentiremo quello che viene proposto. Allora, a proposito di che cosa viene proposto, stagione 2023, Bacciardi che cosa ha messo in cantiere? Ma è una stagione abbastanza composita, anche con alcuni titoli legati un po' alla nuova localizzazione, tipo musical d'estate, tipo l'operetta a fine anno. Il Fledermaus, il pipistrello, ha dentro la sua partitura metà dei grandi valzer che tutti noi siamo abituati a sentire fatti dai concerti di Capodanno di Vienna. Ecco, quindi giusto per capire l'atmosfera, inauguriamo con un titolo inaugurale diretto da Oksana Liniv, che è olandese volante, il titolo con cui lei ha inaugurato il Festival di Bayreuth l'anno scorso, prima donna a dirigere. 2 titoli di Verdi importanti, Vespri siciliani e Forza del destino, un po' di bel canto con La Norma, omaggio ai 100 anni della Callas e l'Elisir d'amore, e poi un titolo appunto, il Comte d'Ory in francese, opera buffa, leggera, quindi un po' veramente generi di diverso repertorio, per sperare di mantenere sempre l'interesse del nostro pubblico più tradizionale, ma la sfida grande è far venire gente nuova in un luogo nuovo a scoprire le meraviglie di questa nostra forma di spettacolo, visto che siamo anche vicini all'Europa Auditorium, un luogo che fa musica ma è un altro genere di musica, quindi anche l'idea di magari incuriosire generi diversi di pubblico per poi creare il pubblico del domani è sicuramente una delle sfide della stagione 2023. In pochissimi secondi c'è anche il rischio che alla fine dei lavori questo spazio che si va a creare temporaneo possa restare per essere utilizzato per altre attività. Quello sicuramente c'è. Molte esperienze, dico gli Arcimboldi a Milano, giusto per dire, doveva essere teatro provvisorio della Scala, ancora adesso è diventato un luogo importante dove si fanno realizzazioni, c'è addirittura una casa di produzione che esercita lì le proprie attività. Bisogna vedere come risponde la città. Noi comunque costruiamo un teatro perché rimanga sicuramente, poi vedremo se invece spazi diversi, necessità diverse potranno portare ad altre scelte. L'idea di arricchire un teatro che nasce è sempre un'occasione in più per qualsiasi città nel mondo, quindi è un bel momento, intanto viviamo positivamente questo e faremo tutti perché questo poi diventi un qualche cosa che resta come valore aggiunto alla città di Bologna. Ultima battuta, una frase per l'ascoltatore un po' scettico che sta pensando questo spazio non mi piacerà, si sentirà male, si vedrà male, non è un teatro. Allora, che non è un teatro, ad oggi è vero, lo diventerà, e chi entrerà si sentirà accolto in un teatro. La visione, devo dire, mai parlato male, non posso parlare male di questa bellissima sala del Settecento, ma
un'unica grande platea garantirà a tutti un ottimo punto di vista, di visione, non ci saranno più gli angoli morti o i posti con scarsa visibilità. Sull'acustica è una sfida, oggettivamente è una sfida, ma noi stiamo lavorando con importanti società che sono esperte, che realizzano palcoscenici in giro per tutto il mondo, affinché il pubblico non debba poi rimpiangere questa sala, anche se il nostro è un esilio, come diciamo io, provvisorio, perché qui torneremo e qui ritorneremo a fare la musica e a vedere gli spettacoli come siamo abituati. Molte grazie. Grazie a voi, vi aspetto.